Sicuramente avete sentito parlare di eSIM, uso la pronuncia italiana, poi capirete perché, che mira a rimuovere la necessità di avere una SIM card all'interno dei nostri telefonini. La eSIM, che sta per Embedded SIM, è un chip che si trova all'interno dei nostri smartphone, quelli che ce l'hanno, che può essere programmato dai vari gestori di telefonia mobile. Il motivo che invoglia la rimozione di una vera fisica SIM card come quelle che usiamo abituati fino ad oggi è molto semplice. Aumenta la sicurezza, ad esempio il SIM swap attack, e inoltre rimuovendo lo spazio fisico per una SIM card si ricava dello spazio che può essere utilizzato per altra tecnologia elettronica tipo altri sensori o altra roba. La eSIM è stata introdotta nel 2010, ma abbiamo dovuto aspettare 6 anni per avere i primi cellulari che la avessero. Infatti Apple solo dal 2018 in poi ha presentato una gamma di dispositivi, non solo di smartphone ma anche di smartwatch, che avevano la eSIM, ma questi dispositivi erano destinati solamente per il mercato USA. Tuttavia la eSIM è comunque un chip che prende uno spazio all'interno di un dispositivo. E quindi cosa sta cambiando? Alcune aziende stanno lavorando a un'altra tecnologia chiamata eSIM. E sta per Integrated SIM, che mira ad avere la SIM non in un chip esterno installato nella scheda madre del cellulare, ma a integrare la SIM all'interno del processore dello smartphone. Già diverse aziende ci hanno lavorato e infatti nel 2021 la Deutsche Telekom aveva presentato un'idea chiamata NuSIM. Tuttavia, sembra che Qualcomm, di cui già ne avevamo parlato in questo video, abbia fatto il passo giusto. E quindi, qual è questo passo? Ma lo vediamo dopo la sigla. You can Benvenuti e ben ritrovati pinguini per questo nuovo video di FK Breaking News. Io come al solito sono Valerio e oggi parliamo di iSIM, che preferisco chiamare eSIM per non confondere con quello che si pronuncia in inglese eSIM, che sarebbe poi... lasciamo perdere. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito, se siete nuovi o di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina se volete essere aggiornati sui nuovi video che porto su questo canale. E quindi, cosa ha fatto Qualcomm? La soluzione di Qualcomm di integrare il concetto di eSIM nel loro system on chip per avere questa eSIM è stata certificata dalla GSMA, ovvero l'Associazione Globale per le Comunicazioni Mobili. Qualcomm ha ottenuto una certificazione di sicurezza di livello 2 che certifica che la loro soluzione è esattamente equivalente dal punto di vista della sicurezza a quella delle eSIM e la si può trovare all'interno del loro Snapdragon. Ma quali sono gli altri vantaggi? Abbiamo detto che spostare la eSIM all'interno del system on chip rimuove quello spazio. Ma gli altri vantaggi quali sono? Le eSIM, per quanto riguarda i cellulari Android, non stavano spopolando. Sì, c'era qualche Samsung Galaxy, qualche Oppo, qualche Pixel, perché deve comunque installare un chip all'interno della scheda madre che ha comunque anche il chip al suo costo e quindi non stava avendo una gran diffusione. Però averlo all'interno del processore del proprio smartphone, questo problema lo si risolve. Anche perché, nonostante che sia all'interno del sistema un chip, è compatibile con il sistema operativo Android, senza fare alcuna modifica, l'hanno semplicemente spostato da un'altra parte e quindi le aziende che sviluppano cellulare Android, quando si troveranno dei system on chip che già avranno al suo interno eSIM, non devono fare altro che semplicemente installare questo nuovo processore. E quindi, se la soluzione di Qualcomm sarà implementata su larga scala, a breve possiamo dire addio alla classica vecchia SIM in PVC. Benissimo pinguini, io vi ringrazio come al solito per avermi ascoltato fino a questo punto e fatemi sapere se i vostri cellulari hanno una eSIM. Il mio, che è un classico vecchio iPhone, non so se 11 o 12, non mi ricordo, ha ancora la classica vecchia SIM a cui, non lo so, vecchi boomer come me sono affezionati. E quindi io vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!